Carissimi amici, questo è un invito soprattutto per i giovani studenti a leggere questo libro di Antonio Zichichi su Perché io credo in colui che ha fatto il mondo, rapporto fede e scienza. Una bellissima lettura che può aiutarvi a sbrogliare un po' la matassa che oggi è molto in voga e opinione comune. Leggo dalla copertina che le leggi dell'universo scoperte dalla scienza siano in conflitto con quelle imprescrutabili di Dio. La contrapposizione tra fede e scienza rappresenta uno dei dilemmi più laceranti del nostro tempo, un dramma che conosce il suo primo controverso atto con Galileo Galilei. In questo saggio appassionato, che si legge come un vibrante manifesto, Antonio Zichichi smentisce tale contrapposizione e la ribalta. Non esiste alcuna scoperta scientifica che possa essere usata al fine di mettere in dubbio e negare l'esistenza di Dio. Proprio il grande Galileo, scopritore del principio di inerzia, della relatività e delle prime leggi che reggono il creato, era credente e considerava la scienza uno straordinario strumento per svelare i segreti della natura che porta le impronte di colui che ha fatto il mondo. E i credenti erano Maxwell e Planck, due padri della fisica contemporanea, ripercorrendo le grandi scoperte della scienza galileana moderna, illustrandone con estrema chiarezza l'impulso innovatore. Zichichi dimostra come fede e scienza non siano in alcun modo in contrasto l'una con l'altra, ma che possono essere doni distinti di Dio, espressioni delle due componenti di cui siamo fatti, il trascendente e l'immanente. E leggo anche una frase riassintetica del libro, nell'introduzione, dove l'autore appunto dice: questo libro è stato scritto per convincere il lettore che quanto detto dai nostri amici atei è la prova lampante che queste persone sanno poco, pochissimo di scienza, quasi nulla di logica matematica, e confondono la tecnica, che è l'uso della scienza, con la vera grande scienza nata da un atto di fede in colui che ha fatto il mondo e non da un atto di ragione basta. La sintesi di questo libro è il primo capitolo, che cos'è la scienza. Secondo capitolo, distinguere l'uomo da tutte le altre forme di vita e di materia vivente. Terzo, evoluzione culturale e biologica. Quarto, scienza e cultura del nostro tempo. Quinto, dov'è il paradiso? Sesto, pessimismo tecnologico di fronte all'ottimismo scientifico. Settimo, dalla scienza una nuova speranza. Ottavo, conclusioni e la grande alleanza tra scienza e fede. Una lettura che farà molto bene, soprattutto a chi lavora nella scuola, ai giovani, agli educatori anche, a tutti coloro che insegnano. È una bellissima lettura che possiamo fare in questo tempo di Quaresima, proprio per rafforzare la nostra fede ed essere più realisti nel capire bene il rapporto tra scienza e fede, tra tecnologia e scienza. Grazie per aver ascoltato questa promozione alla lettura.